Why we failed in this is finora abbiamo fallito perché non abbiamo adottato un approccio totale. Abbiamo bisogno di coinvolgere tutta la società e dobbiamo prendere in considerazione l'aspetto medico, sociale, politico e sanitario insieme. E per fare questo c'è bisogno di una leadership forte. Sierra Leone, come in Liberia, sono state adottate misure estreme, come confinare le persone all'interno delle proprie case o negli slum. Misure orientate a ridurre la diffusione del virus, ma che contemporaneamente rischiano di far aumentare i morti nelle aree colpite. Cosa ne pensa? Sono stato a West Point personalmente, così come sono stato in Liberia e in Sierra Leone. Queste sono misure estreme. La quarantena e la limitazione nei contatti e gli spostamenti sono una delle risposte ad un problema di salute pubblica, ma fare tutto questo senza dare ulteriori spiegazioni o assistenza alla popolazione credo che non faccia altro che diffondere la paura e nel lungo periodo non funziona. Quello che bisogna fare è andare porta a porta, casa per casa, di comunità in comunità, identificare gli individui a rischio infezione ed aiutare loro e le loro famiglie. Il genocidio in Ruanda è considerato uno dei casi in cui la comunità internazionale ha fallito. Secondo lei, le Nazioni Unite hanno sottovalutato il Ruanda proprio come Ebola oggi? Yes, but I don't think we can entirely blame the international community because the previous outbreaks of Ebola. Sì, ma non credo che possiamo dare tutta la colpa alla comunità internazionale perché le epidemie di Ebola precedenti erano state molto limitate e sono state risolte nel giro di poche settimane, in quanto confinate a delle aree ben delimitate. La differenza questa volta è che l'area colpita è più urbanizzata e coinvolge una serie di paesi diversi contemporaneamente. Per sconfiggere l'Ebola bisogna ricostruire completamente il sistema sanitario. Non si possono curare i sintomi ed ignorare la malattia. Bisogna investire nel sistema sociale e sanitario. Lo stato di abbandono del settore sanitario in questi paesi fa sì che non ci siano gli strumenti idonei per rispondere a questa emergenza. Io ho visitato alcuni di questi ospedali in Sierra Leone, a Freetown, a Monrovia, luoghi dove il sistema sanitario va costruito da zero. Lei è stato fra i primi a denunciare i massacri in Darfur. Oggi si parla poco di quanto avviene nel neonato sul Sudan, ma l'intera regione resta attraversata da numerose faglie, molteplici conflitti. Che cosa accade? The situation in the Sudan region. La situazione nella regione del Sudan, e con questo termine mi riferisco sia al Sudan del Nord che al nuovo stato del Sud Sudan, è disperata. Quando c'è stato il genocidio in Darfur, io mi trovavo nel paese come coordinatore dell'ONU ed ho cercato di attirare l'attenzione del mondo sulla questione. Sono perfino venuto qui a Roma nel 2004 ed ho parlato con il governo italiano a cui ho chiesto di intervenire. Quello che è successo è che abbiamo permesso che si consumasse un genocidio e ancor peggio abbiamo dato il segnale a quelli che l'hanno commesso che nessuno li avrebbe fermati. Ora sono passati 10 anni e io sono appena tornato dai Monti Nuba che si trovano vicino al confine con il Sud Sudan. Ho scoperto che quello che succedeva 10 anni fa in Darfur adesso succede sui Monti Nuba. Non facciamo niente per impedire ai semi del male di diffondersi e come con l'Ebola, se non si curano i primi casi, l'infezione si diffonde. The first cases, infection spreads.